Avere ascoltato il riferimento molto dettagliato del segretario alla giustizia Ugolini, credo che le linee di indirizzo per una riforma dell'ordinamento giudiziario abbia necessità di fare anche alcune considerazioni di carattere generale, in quanto credo che il problema della giustizia non possa non trovare una risoluzione definitiva in un momento molto particolare come questo, per ridare fiducia e slancio al sistema stesso e comunque rimettere un po' d'ordine, se così lo possiamo definire, in una fase, dicevo, molto complessa ed articolata in egual misura su più fronti e poi su, ovviamente, tutta la materia, in cui non deve necessariamente prevalere una netta demarcazione di confini nell'ambito dei poteri dello Stato, ed evitare qualsiasi conflitto istituzionale tra i poteri stessi, cosa del resto inammissibile in un sistema paese in cui gli stessi principi della separazione di poteri vige da sempre e garante della vera democrazia, ma deve trovare il giusto equilibrio senza alcuna prevaricazione nell'interesse generale a preservare unicamente il principio della legalità. Capiamo bene il ruolo del potere giudiziario in senso generale, non vi è dubbio, ma il compito di questo Parlamento è ben noto a tutti. Spetta proprio a quest'Aula la competenza del potere legislativo, lo ricordava molto bene il collega Spagnereffi, e quindi di legiferare su tutti i temi in cui la sfera politica ha il dovere di farlo. E va detto che il tema della giustizia riveste sicuramente un'importanza notevole in cui le istituzioni, in particolare questo Parlamento, deve porre in essere ogni genere di riflessione a sostegno della certezza del diritto e dell'applicabilità delle sue leggi. Fornire quindi gli strumenti affinché la sfera della giustizia possa operare in totale autonomia, con celerità e nella piena e totale legittimità della produzione dei propri atti giudiziari. Come ha già ribadito il segretario Ugolini, il nuovo progetto di ordinamento giudiziario verterà proprio sul rafforzamento dell'indipendenza della magistratura, quale unico presidio indispensabile per il corretto funzionamento della democrazia e il rispetto dei diritti umani. Tuttavia, però, in questi ultimi anni la situazione all'interno del Tribunale Commissariale della Repubblica di San Marino mi pare che sia giunta ad un punto tale di conflittualità, tale da non poter consentire un'adeguata ricomposizione delle normali condizioni per un corretto esercizio della giustizia, che deve necessariamente prescindere, se vogliamo, da un libero arbitrio, da una totale imparzialità e scollegata da eventuali personalismi. Dico questo ovviamente proprio dalle condizioni che sono emerse nella passata legislatura, in cui abbiamo potuto riscontrare nell'ambito dei vari organismi, in particolare ciò che è emerso durante la nomina dello stesso ed attuale dirigente del Tribunale, nella posizione di alcuni colleghi appunto in queste commissioni. Dicevo, alla luce delle numerose sollecitazioni e della situazione venutasi a creare, è evidente che potrebbe essere utopico, ovvero, o meglio, impossibile ricomporre all'interno del Tribunale un'altra situazione, che si è ulteriormente accentuato proprio negli ambiti in cui la materia della giustizia trova la sua naturale collocazione per un dialogo autonomo di concerto con la politica negli organismi previsti dal nostro ordinamento, ovvero nel Consiglio giudiziario ordinario, Consiglio giudiziario plenario e nella Commissione Affari di Giustizia, che di fatto ha prevaricato proprio nelle loro funzioni, attribuendosi, lo diceva bene anche il collega Valentini, compiti che la legge non prevede, provocando un'alterazione del rapporto diretto con la politica. E qui, a mio avviso, la mancanza di un dialogo nella pienezza e consapevolezza dei ruoli ne ha pregiudicato e ne sta pregiudicando la propria funzionalità, ovvero di questi organismi. Questo proprio in virtù del fatto che quando la politica si preoccupa di garantire le condizioni dello Stato di diritto,
nell'esercizio di una giustizia equa, ovvero e giusta, emerge chiaramente, e qui lo possiamo dire, una sorta di richiamo implicito, oserei dire, verso una limitazione dell'autonomia della magistratura. Cosa del resto innaturale, se vogliamo intendere questo aspetto come un fatto di tracciare una sorta di demarcazione tra politica e tribunale, ovvero tra due poteri dello Stato, quello legislativo e di quello giudiziario. Il perdurare quindi di questo Stato non può essere accettato, meglio, tollerato ancora a lungo, e la situazione, a mio avviso, va risolta in maniera definitiva. Non da ultimo va evidenziato come vi sia stato sempre un reale e legittimo rispetto reciproco delle sfere di competenze. Ed è evidente che ciò si è riversato proprio nelle istituzioni, nel riconoscere le reali funzioni di questi due poteri, ma anche negli aspetti decisioni prese per rimettere in ordine le prerogative e funzioni di questi organismi, vi sono state disfunzioni, a mio avviso, anche di qualche interpretazione anomala. Appunto, proprio per cercare di ridare fiducia a tutto l'apparato e soprattutto al Tribunale, quale punto focale della questione della giustizia. Non vorrei ricordare, come nella passata legislatura, ma è inevitabile, ciò che la politica di allora di maggioranza fece nella nomina di un dirigente esterno al Tribunale, secondo la straordinarietà indicata dall'ordinamento e nelle modalità attraverso le quali è stata attuata, tentando in qualche maniera di superare il problema della conflittualità esistente all'interno dello stesso Tribunale, o meglio, per alleviare in qualche modo la situazione, ma che di fatto si è rivelato poi inadatta, accentuando ancora di più questo aspetto. Il punto quindi non è solo la riforma dell'ordinamento giudiziario in termini più generali, ma la situazione all'interno dello stesso contesto del Tribunale ed il rapporto quindi con la politica, che si è letteralmente compromesso, per così dire. E questo però, non avendo ragione di esistere, proprio per il rispetto dei nostri ruoli, deve essere appunto un punto in cui non vi sia ombre di nessun genere, sia per il funzionamento delle istituzioni in via del tutto prioritaria, sia per la credibilità di questo Paese che per il Tribunale stesso nella ripresa dei processi e nella certezza delle pene, quindi del diritto. Un quadro, a mio avviso, in questo momento decisamente desolante, se vogliamo interpretare anche la recente interpellanza del collega Rossano Fabri, che non mi sorprende affatto proprio per il tenore, che peraltro credo sia assolutamente comprensibile in tal senso che la politica si interroghi su quanto sta accadendo. E lo strumento dell'interpellanza parlamentare ad uso del potere legislativo sia prerogativa legittima di questo Parlamento, per ottenere volte anche chiarimenti dalla stessa Segreteria di Stato alla giustizia competente o per fare le dovute valutazioni, in questo caso proprio sullo stato della giustizia, o meglio sull'apparato e il funzionamento del Tribunale. Naturalmente questa è la sede, credo sia la nostra sede per poter svolgere questa attività. Non da ultimo, solo per menzionare alcuni concetti, dopo aver letto le missive dello stesso dirigente del Tribunale a noi indirizzate, ovvero alla politica, ai consiglieri, credo si comprenda molto chiaramente la condizione in cui lo stesso evidenzia le sue perplessità sulle modalità proprio della politica di interrogarsi su quanto si è emerso e sull'operato magari dello stesso dirigente. Francamente non posso condividere queste valutazioni, con tutto il rispetto che nutro per la persona, ma nemmeno quella sugli organismi preposti che la politica utilizza per un confronto, esercitando il suo ruolo, ovvero in quegli organismi previsti dal nostro ordinamento giudiziario. Lo dicevo prima, il Consiglio Giudiziario Plenario, la Commissione Affari Giustizia e anche quest'Aula. Noi siamo qua, parliamo di giustizia, proprio per cercare di aiutare il comparto e metterlo in condizione di poter lavorare al meglio. Quindi di fronte a questo stato di cose che si configura proprio come una vera condizione di emergenza, credo
sia necessario ed opportuno che tutta la politica, e qui convengo con il collega Morganti e il collega Bevitori che lanciano un appello ad evitare le azioni di forza o di numeri e non fare ovviamente attuarlo con cautela, con una condivisione molto più ampia, che intervenga proprio appunto la politica e si esprima però quanto prima in maniera diretta e chiara per il bene del comparto della giustizia, del tribunale, e la questione che si possa risolvere con la ferma volontà di convenire in una ragionevole, ponderata, finale decisione. Io non la voglio fare più lunga perché credo che lo stesso segretario abbia ampiamente, senza entrare nel merito dei concetti che ha espresso per delineare questa riforma, e credo che si potrebbe anche valutare che questa relazione sulle linee di indirizzo debba configurarsi come un intervento, lo dicevo prima, straordinario, che per essere garante di tutto il comparto e per tutti, l'auspicio è che questo avvenga attraverso un provvedimento legislativo, come dicevo, con un'ampia condivisione, possibilmente non solo appunto di maggioranza, che proprio per la sua straordinarietà andrebbe a conseguire, o meglio, a normare proprio un intervento della politica di propria prerogativa, se permettete, in una situazione di emergenza come questa, e che possa aiutare questa conflittualità in atto e ridare fiducia al sistema. Dobbiamo fare prevalere quindi tutti quanti qua dentro un dialogo costruttivo in prima battuta e proseguire su questa base da cui dobbiamo assolutamente prescindere. Non ci sono divisioni in atto, ripeto, o numeri da mettere in evidenza per forzare una situazione. Ma proprio per giungere ad una formulazione di una riforma dell'ordinamento giudiziario che abbia la struttura di regolare l'attività stessa dell'intero comparto e, come ricordava il segretario Ugolini, non frutto di una decisione, come sto cercando di imprimere in maniera mirata, forte dei propri poteri, ma di una razionale riforma che sia all'interno di quest'Aula, diciamo così, oltre che condivisa, valutata proprio nei suoi aspetti e cercando assolutamente di non confondere le questioni politiche di schieramenti con quella di una cosa che deve regolare l'attività generale dello Stato. Grazie Eccellenza. Grazie consigliere Mina. Ha chiesto la parola il consigliere Marco Nicolini. Prego consigliere. Sto meglio. Grazie Eccellenza.